Giovedì 8 settembre, ben ritrovati su Vercelli Web TV. I carabinieri della stazione di Crescentino hanno arrestato un 26enne, cittadino albanese, in esecuzione dell'ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e per droga, deve scontare la pena di 3 anni e 9 mesi ai domiciliari per il reato di concorso in detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, reato commesso nel 2014 a Torino. Grande successo l'altra sera a Crescentino per l'iniziativa Una Matriciana Solidale. Sono state distribuite circa 1200 porzioni di pasta alla matriciana e grazie alle tantissime offerte fatte sono stati raccolti circa 10.000 euro. La somma andrà ad aggiungersi alle altre attività già fatte e che si raccoglieranno nei prossimi giorni e servirà per aiutare le popolazioni colpite dal tragico sisma del 24 agosto. Sentiamo il sindaco Greppi nelle immagini della Croce Rossa di Crescentino. Verrà aperto un conto corrente grazie alla Protezione Civile sul quale confluiranno tutte le vostre offerte di questa sera e tutto quello che nel corso di queste prossime settimane chi vorrà, ho già sentito altre associazioni che organizzeranno dei loro eventi, faremo confluire tutti i vari ricavati per voi a nome della popolazione crescentinese. Sentiremo come purtroppo stavo ripetendo prima di venire qui, succedono questi eventi che, questo lasciatelo dire anche da amministratore, non è colpa del destino, del fatto avverso di qualcuno che ci vuole male. C'è molta mano di noi stessi. E lo dico anche come amministratore perché è anche difficile a volte imporre politicamente parlando, questo bisogna dirlo perché ognuno di noi sappia di questa cosa. Se un sindaco di Amatrice, per esempio, il giorno prima avesse obbligato con ordinanza tutti i suoi concittadini proprietari di case del centro storico, io Amatrice l'ho vista alcuni anni fa, un bellissimo centro di pietra, come abbiamo visto San Giuliano d'Onefro, bellissimi borghi, tutti di pietra, pietra e un po' di legno, avesse obbligato a fare prima un'indagine geologica, sismica, e poi, che già costa, e poi a fare tutte le ristrutturazioni necessarie, l'avrebbero probabilmente lapidato. Il Comitato Ferrovia Internazionale Torino-Svizzera organizza a Gattinara nei giorni 9, 10 e 11 settembre 2016, in concomitanza con la 34esima Festa dell'Uva, la mostra dal titolo C'era una volta la Santia a Arona, un viaggio sentimentale tra passato e futuro presso Villa Paolotti. Questa linea fu aperta al traffico ferroviario a partire dal 1906 e sin dai primi anni di attività fu percorsa da convogli internazionali, per esempio tra Nizza e Berna. L'inaugurazione della mostra avverrà presso la sala conferenze di Villa Paolotti domani alle ore 18 e sarà visitabile venerdì dalle 18 alle 22, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. È stato presentato oggi in comune il prossimo spettacolo della Onlus dedicata ad Alberto Dal Masso, spettacolo che si terrà il 12 ottobre alle 21 al Teatro Civico. Sentiamo di cosa si tratta tramite le parole del presidente Massimo Dal Masso. Non vediamo l'ora a questo punto, anche perché è da un po' che ci lavoriamo, è dal mese di giugno e siamo un po' tutti qua che stiamo cercando di sistemare gli ultimi dettagli, ma spero che siano proprio solo dei dettagli e che vada tutto bene. Sì, no, innanzitutto il 12 ottobre sarà il primo e quindi la presentazione ufficiale della Onlus ed è anche per questo motivo che abbiamo cercato di realizzare una cosa che sia all'altezza, in buona sostanza. Ma vogliamo anche, siccome vogliamo dare continuità, altrimenti non avremmo costituito una Onlus. Fare altri eventi almeno un paio di volte all'anno nelle date in cui ricordiamo Alberto, cioè presumibilmente attorno a settembre, che lui era nato l'11 settembre, e attorno ad aprile, che purtroppo è la data della sua scomparsa. Albi aveva la passione per lo sport, lui ha giocato nella Pro Vercelli fino all'età di 14 anni.
fino a quando insomma non è stato fermato per l'attività agonistica. Poi ha scritto tramite il giornale La Sesia e abbiamo pensato di fare un qualcosa che ricalcasse un po' quello che fanno in Sky, cioè un racconto, in questo caso della Pro Vercelli, perché siamo Vercelli e come si fa a non parlare di Pro? E la Pro ovviamente dei 7 scudetti, quindi la Pro che va dai primi anni del Novecento fino alla cessione di Silvio Piola. È Luigi Tavano il nuovo presidente del Lions Club di Santià. L'investitura con l'apertura dell'anno sociale avverrà domani sera a Luna Golf di Cavaglià. Presente per l'occasione Gabriella Gastal di Ponchia, governatore del distretto 108 IA1. Ed ora passiamo alla nostra pagina sportiva. Sono arrivati dei giovani molto interessanti, così Mattia Bani, difensore della Pro Vercelli, alla vigilia della sfida casalinga con il Cittadella. Sì, sicuramente sono passati 2 mesi, quindi ancora avremo tempo per migliorare tutti i nostri aspetti, però sono andati via giocatori importanti rispetto all'anno scorso, ormai lo sappiamo tutti, però allo stesso tempo penso che siano entrati, come ho detto prima, dei giovani molto interessanti e anche dei giocatori con molta più esperienza come Bagua, che ci possono dare un grande aiuto per tutta la stagione. Sì, sicuramente il mister vuole che giochiamo tantissimo la palla da dietro, quindi è un'impostazione proprio che ci dà lui. E siamo abituati in questi 2 mesi a provarci e vuole che accettiamo comunque l'uno contro uno e lavorare soprattutto di reparto. Quindi sono impostazioni, come ho detto, che ci dà il mister e che cerchiamo di apprendere ogni giorno. Parliamo sempre di Pro Vercelli, ma questa volta in ambito tennistico. Ieri il presidente dell'associazione Tennis Pro Vercelli ha presentato le novità della stagione autunno e inverno. Sì, in effetti ripartiamo con grande entusiasmo per la nuova stagione invernale e abbiamo rafforzato sensibilmente il nostro gruppo. L'ingresso, il ritorno del maestro Fumarulo è sicuramente fondamentale per poterci permettere uno sviluppo costante della nostra scuola tennis. La chicca, diciamo, della nuova stagione è anche lo stage che viene organizzato poi settimanalmente con Nicolò e la supervisione di Pietro Rondoni. Secondo me questo ci permetterà anche a livello agonistico di dare un qualcosa in più alle persone che vorranno partecipare ai nostri corsi. Bisogna partire dai più piccoli perché sono quelli che hanno un futuro e che potranno diventare giocatori di medio alto livello. Il discorso è che più è ampia la base, più ci sono possibilità di tirar fuori giocatori, e tirando fuori dei giocatori che sono cresciuti da noi, che sono stati, diciamo, prodotti nostri, anche i ragazzini che ci sono già o che avranno modo di venire sono stimolati a fare del proprio meglio per spirito di emulazione. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, noi ci vediamo come sempre domani sera alle 19:00.